Il COGI alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia parla di temi importanti, quali quelli della sicurezza, della legalità, e da sempre affronta problematiche importanti in varie regioni d'Italia, come nel Lazio. E siamo con Chiara Colosimo, che è da tempo impegnata in quelle che sono le attività antimafia e nella cultura della legalità sul territorio. Si è occupata di tantissimi argomenti, da concorsopoli a una nuova grande attività per una logica antimafiosa anche sulla discarica di Albano. Chiara? Sì, la questione della discarica di Albano è una questione che non riguarda solo Albano, ma che riguarda tutte le nostre istituzioni, perché in Regione Lazio accade che nonostante ci siano tre interdittive antimafia pendenti su una discarica, si possano superare. È una cosa inaccettabile ed è una cosa che fin qui è stata nascosta, cioè fino a quando noi in Commissione Trasparenza non l'abbiamo sollevata. A quel punto è stato richiesto, solo a quel punto, un parere all'Avvocatura regionale che ovviamente ha detto che quelle tre interdittive antimafia non si potevano superare e che quindi tutti gli introiti fatti su quella discarica sono illeciti. Fratelli d'Italia specchio di legalità anche nella rinascita delle periferie. Per forza, perché occuparsi delle periferie vuol dire mettere al primo posto la legalità, perché spesso sappiamo che dove c'è più povertà o più problemi con la socialità ci sta anche la malavita. Occuparsi delle periferie vuol dire occuparsi anche di legalità. Ringraziamo per il Grazie tuo a te impegno e sempre. a presto con Fratelli A d'Italia. presto.